Rama, president of Namaste Wings to Fly here in India. And can you explain to us which is the role that Namaste cover here with this free assistance health project in Tamil Nadu? Since after the tsunami, Namaste Wings to Fly Vellanad started our activities in Tamil Nadu region. Kolachal is the main village seriously affected by tsunami. Initially, we started some educational projects in Kolachal. Apart education project like a sponsorship, nurseries, tuition centers, and some women empowerment programs we initially started after tsunami. Then we founded two Dalit colonies and built many houses for them, and we solved many housing problems of many poor people in Tamil Nadu. And so we chose Kolachal as our one of the main activity area in India. In 2006 we started our dispensary activity in our Namaste building in Kolachal. Apart from our dispensary in our compound, we started to decide some extended activities in four villages, and we chose four villages for this project in 2016. In each village there is one medical camp, so we found many poor people need our help, because it's very expensive to treat in government hospital in Tamil Nadu, in private also. Sure. So we provide all the poor people and children, pregnant people, the support. Free assistance. Free support by our employees. We appointed four caregivers, one for each village. And they are visiting the villages in periodical intervals. They are visiting each houses and explaining to the people how they can prevent the diseases, what they can do without medicine. Not only the free medicine, but also the education awareness programs, many things we are providing. And once in a month, the doctor is coming and checking all the patients, and we give free medicines, free ECG, free medical laboratory test also, for blood test also. We bring the samples to our clinic. We have one center there. And all these supports are free. So we believe that this medical extension program is one of the best projects Namaste Wings to Fly in our Tamil Nadu activity. And we are happy that we choose very deserving people and deserving villages for this project. Okay. Thank you very much for your time. Thank you. Okay, this is Prasad, president of the Namaste Wings to Fly here in Tamil Nadu. Yes. And can you tell us what this project is about? Tamil Nadu Namaste project, we started our dispensary in our building before. Mm-hmm. Then we have decided to start for medical camp in very remote, deserving village. Mm-hmm. After completing the 7 camp, now the project is going on very well, and lot of beneficiaries, especially patients coming here and consultation. Or a doctor, government doctor, specialist in medicine, coming here and consulting people, and we providing everything free, free medicine, free consultation, free ECG, everything free. So the people are very satisfied. So free sanitary assistance, yeah, for poor people who can come freely here and have medical assistance from doctors. Yeah. Also our caregivers. We appointed four caregivers in each village. Mm-hmm. The caregivers are the qualified nurse. Qualified, not an ordinary person, qualified nurse. Prasad, thank you very much for your time. Thanks. Ok, siamo qua con il presidente di Namaste Onorate Italia, che oggi è venuto a visitare questo progetto di assistenza gratuita per i poveri in Tamil Nadu. Vuole dirci come è iniziato questo progetto, quanto tempo fa? Allora, questo progetto è nato di un'idea del nostro vicepresidente, Gabriele Bornazzi, che anche della sua moglie Antonella Chiadini, che è medico. E loro hanno un gruppo a Rimini, un gruppo Namaste a Rimini, che è molto attivo. Quindi hanno avuto questa idea, perché sappiamo da anni, ci rendiamo conto ogni volta che veniamo, che la gente in Tamil Nadu è più povera che in Kerala, e molto spesso al nostro dispensario di Kolachal viene gente con delle patologie molto pesanti e che
fanno veramente fatica a andare all'ospedale, sia perché è lontano, sia perché costa troppo. Quindi hanno immaginato di creare questo dispensario mobile, che invece che la gente viene dal dispensario di Colacher, il dispensario che viene con il medico e le nostre infermiere. Certo. Le nostre infermiere comunque, tra due visite dal medico, il medico viene una volta al mese, l'infermiere controllano un pochino la salute della gente, l'aiutano, fanno anche delle cure più semplici, e quando viene il medico, l'infermiere da qui, che conosce già la gente, e viene per aiutare. E dobbiamo ricordare che qua in India il problema non sono solamente le spese mediche, ma anche i trasporti, perché ovviamente sono dislocati molto lontano. Come riscontri di questa iniziativa? Allora, siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché è un progetto veramente utile, che funziona bene. La popolazione è molto contenta, aspettano sempre la visita del medico e veramente il ritorno è positivo. Speriamo di poter continuare. Okay. Ultima domanda, come bacino di utenza, quante persone più o meno siete riuscite ad assistere indicativamente? Allora, in questo villaggio ci sono 250 famiglie. E quasi tutti a un momento o l'altro sono venuti qui, e abbiamo quattro villaggi, quindi più o meno delle 1000-1500 persone che possono approfittare di questa struttura mobile. Perfetto. Presidente, grazie mille del suo tempo. Grazie mille a lei. In bocca al lupo per tutto.